Epson TV 9000 1920x1080, un LCD che trovate ancora per un po' e vi consiglio di sbrigarvi. Plastica, non pensate di avere un oggetto high-end, non è un high-end, diciamo che lo troviamo a 2500 euro, forse anche di meno. Sarà sostituito a breve nei negozi dal 9100, ma rappresenta una grande occasione per gli amanti di home theater. Le caratteristiche sono quelle della produzione Epson pannelli D8, un notevole iris dinamico che funziona molto bene, non si vede quasi per nulla nel funzionamento. Diciamo che Epson con questa macchina è riuscito ad arrivare a prestazioni che mi hanno lasciato abbastanza sconcertato. L'impiego dell'iris dinamico permette di arrivare facilmente a dei valori, potete tranquillamente andare a leggere le misure e rimanere più o meno a bocca aperta, con questa versione di firmware, che è la 1.01, di 0,004 lumens, che sono pochi. Non sono un record assoluto, ma sono un valore che lascia da pensare a che cosa si può arrivare oggi. Mi devo correggere dopo aver definito gli LCD lunga cecità e demenza. Sono riusciti a ottenere degli obiettivi che forse non ci si poteva prefiggere con queste macchine, almeno per me, quindi mi ero sbagliato. Se non amate l'iris dinamico fate male, perché questo è un congegno praticamente quasi invisibile. Qui a 20 cm di distanza da me, qui accanto, ho il TV 6000, che è un altro Epson che ha un iris che fa una confusione pazzesca nel funzionamento. Questo qua è praticamente non si sente e non si vede, molto veloce. Quindi usatelo, questo è il mio consiglio. Così come io suggerisco di usare il frame interpolation, che è una di quelle cose che permettono, funzionando bene come in questo caso, di non vedere la scattosità innata nel 24p. Molti parlano di effetto telenovela, io ancora non sono riuscito a capire a che cosa faccia riferimento. A me piace, lo potete usare al minimo, al massimo, al medio, ma lo potete anche levare se non vi piace, se non vi convince. Io lo consiglio. La macchina è costruita, continuo a dire, di plastica, non possiamo dire nulla di più che un'onesta costruzione. Ci sono queste due rotellone che servono per lo shift ottico, che è, diciamo la verità, abbastanza instabile, ma non ci si può nemmeno aspettare più di tanto da una macchina di questo posizionamento. Ha una bella ottica, li vediamo e li vedrete anche nelle fotografie, una serie di ingressi come molte di queste macchine hanno, eccoli qua. Diciamo che i due ingressi HDMI sono quelli che ci lasciano abbastanza contenti dal punto di vista della ergonomia. Questo è il telecomando retroilluminato, diciamo che è un oggetto che è un telecomando, funziona bene, ci sono tutte le voci che servono, ma non sono questi i pregi. Ripeto, i pregi sono la grande capacità di scendere in basso con un livello del nero a fronte di tanti lumens in uscita. La macchina calibrata ne dà più di 500 e sono tanti. Lo schermo che vedete qua dietro, sono 2,44 m, viene riempito senza nessuna difficoltà, a meno che voi non vogliate stare come sto io in questo momento con le luci accese. Non ha nessun senso andare a cercare una macchina più luminosa. I colori sono molto belli, la facilità di messa a punto c'è tutta. La macchina, secondo me, non sarà il proiettore assoluto, che probabilmente non c'è, ma merita sicuramente di essere vista. È un ottimo prodotto e finalmente la possibilità di avere una macchina di valore, un proiettore che è non assoluto ma molto molto ben performante, a un prezzo del tutto terreno con il quale fino a qualche anno fa non si comprava assolutamente niente. Andatela a vedere ben calibrata, sicuramente ne vale la pena. Buon divertimento.